Oggi Villafranca festeggia il suo compleanno, l'838esimo compleanno. Lo facciamo in maniera importante. Quando 5 anni fa ci siamo insediati, volevamo un castello aperto dopo tanti anni di chiusura. E questo lo è stato perché sono state tante le manifestazioni fatte in questi anni. Ricordo la Pasquetta al Castello, ricordo il Villaggio Medievale e tanti altri. Però oggi la soddisfazione è sicuramente maggiore, perché aprire un percorso di visita che Villafranca non ha mai avuto e quindi rendere il castello usufruibile dai tanti turisti che verranno a visitarlo è per noi motivo di orgoglio. Un orgoglio che lo devo condividere con tutta l'amministrazione, con tutti gli uffici tecnici che hanno fatto un lavoro enorme per ottenere questo risultato. È un risultato tangibile, ci siamo riusciti, questi sono fatti e non parole. Dopo l'apertura della torre principale del Mastio avvenuta 2 anni fa, oggi inauguriamo le salette della torre cosiddetta delle ex prigioni. Verranno messe in collegamento le ex prigioni sui camminamenti con la torre principale, un intervento finanziato con i fondi del PNRR per 450.000 euro. Sarà veramente dall'alto la possibilità di godere di uno spettacolo mozzafiato e veramente una valorizzazione del castello come non lo era mai stata fino ad oggi. In concomitanza con l'inaugurazione del nuovo percorso turistico-culturale del castello, con i nuovi allestimenti che sono stati seguiti da Massimiliano Righini, uno dei massimi esperti in materia medievale, si inaugura oggi anche un'importante mostra a Palazzo Bottagisio, La tua Villafranca, organizzata dal Circolo dei Fotografi. È a seguito di un concorso fotografico che ha coinvolto tutta la città e quindi celebreremo la città anche attraverso la fotografia. Quindi da questo weekend Villafranca avrà finalmente un percorso turistico-culturale che vedrà i suoi monumenti simbolo aperti, Palazzo Bottagisio e il castello. Li ridoniamo finalmente alla città e a tutti coloro che verranno a visitare Villafranca.